Sono Andreas Kipa, architetto paesaggista, giardiniere, urbanista, dirigo un gruppo LAND che si occupa di architettura del paesaggio e di processualità per sviluppare una nuova Green Landscape Economy. Come concilia? Lei ci tiene moltissimo a parlare prima di dire che è paesaggista, di dire che è giardiniere. Com'è questo rapporto? Come nasce anche questa... Credo che oggi le virtù del giardiniere tornano ad essere in qualche maniera utili. Vuol dire pazienza, vuol dire rendersi conto di dover seminare, di dover preparare la semina e per certi versi di dover mai abbassare la guardia. Perché ogni progetto oggi ha bisogno di una cura pazzesca, di un accompagnamento, di un innaffiamento e prima di arrivare ad una prima raccolta lasciare anche qualcosa per una seconda raccolta. Allora in fondo, dentro nel termine del buon giardiniere e il paziente giardiniere, ma in sostanza è anche un architetto paesaggista che voglia o che sappia governare processi territoriali. Ci può fare qualche esempio di realizzazione? Per esempio il raggio verde di Rimini nasce da un regalo sostanziale di uscire dal fuori comparto dell'ex fiera di Rimini, di collegare una ex fiera al mare attraverso un collegamento verde di un vecchio percorso d'acqua. Nessuno ci credeva, oggi è realizzato. Cioè, inserirsi al di fuori dei propri limiti, dei propri confini, in un progetto che genera qualità, significa anche poter, per certi versi, portare a casa qualcosa che è inaspettato, come il raggio verde di Rimini. E definirsi è sempre abbastanza difficile. Naturalmente sono un essere umano, sono un padre di famiglia, ho due meravigliosi figli, una stupenda moglie e mi sono inventato anche un lavoro, faccio il filosofo del design. Che cosa significa questo? Significa che cerco di capire l'influenza che il design ha sugli esseri umani dal punto di vista, cosa diciamo, intellettuale. Dal punto di vista quasi mistico cerco di capire che cosa se ne fanno gli esseri umani di tutti questi oggetti nella loro vita che è breve sotto il sole. Lavoro per vari giornali, scrivo, racconto storie, faccio il consulente per le aziende e da tanti anni mi occupo di giovani, no? Di avanguardia, di cose che sono in divenire, in movimento, faccio il talent scout, sono in Italia, sono all'estero, sono abbastanza fortunato. Raccontaci, quello di cui parlavamo prima era il rapporto delle città con i colori. Sì, secondo ci sono te... delle città che sì. Sono molto, hanno un rapporto col colore molto evidente. No? Se parliamo di Ostunio, ad esempio, della città bianca, di Otranto, ci è facile capire. Se però andiamo già a Fesso, a Meknes, no? Troviamo i colori del deserto. Se stiamo nel nord dell'Europa, no? Troviamo i bianchi, i grigi, i colori, no? Legati anche al territorio. In origine il colore era legato alla materia, no? Al luogo in cui venivano fuori i prodotti con cui si costruivano le architetture e le case. Su questo poi ora si è inserito anche lo studio, il piano del colore, sono amministrazioni più intelligenti, più curiose, più variegate, che cercano, no, di dialogare con il mondo dei colori. Ravenna, terra di Romagna, il colore è il mattone, no? Non è un colore naturale di per sé, ma è un costruito, no? che da San Vitale fino alle case, a quei colori delle terre, no? Proprio Milano è curioso perché ha un colore, in certi versi, non è così grigio come si vuol dire. Tutto c'ha molti alberi, nonostante tutto, e che quindi c'ha un bel verde Milano, che ha un contrasto, non è policroma, però ha un contrasto con i grigi, con le pietre, no? Quando tu cammini per le zone belle del centro, vedi questa pietra sedimentata in milioni di anni, con i fossili, con le cose, che ha il suo colore, la sua varietà di colore, come il Duomo di Milano, che, no, che è quel colore che tende al rosa. Quindi diciamo che nella tonalità dei grigi, uniti però alla ricchezza del, no, anche comunque del verde, e poi ai colori, se vogliamo, del design, della moda, alla fine Milano ha
così, diciamo, il suo colore metropolitano unico in Italia, non c'è un'altra città che abbia un colore, che ha Milano, un colore non colore, diciamo così.